Un grandissimo successo perché abbiamo dovuto iniziare addirittura prima delle 16 perché i ragazzi fremevano per poter fare il tampone. Questo è un segnale bellissimo, le riconfermo, i ragazzi ci sono sul pezzo, hanno capito l'importanza di controllarsi e di fare lo screening. All'ora dell'aperitivo in Piazza dei Signori a Vicenza, oggi pomeriggio è arrivato anche il punto tamponi anti-Covid. In due ambulatori mobili e tende allestite dalla Protezione Civile è stato possibile effettuare gratuitamente un test rapido di terza generazione. Un'operazione partita sabato scorso a Padova e che poi toccherà Verona e Treviso. Un progetto regionale che vuole intensificare lo screening della popolazione giovanile, promosso dall'assessore Manuela Lanzarin. Questa è un'iniziativa che è partita tra i vari screening che stiamo facendo, ricordiamo quello nelle scuole che partirà a breve, quindi con monitoraggio presso le scuole superiori. Questo vuole essere un modo per essere in piazza, vicino alla gente, vicino soprattutto ai luoghi della Movida, e lo vediamo, insomma, siamo in mezzo alla Movida, per permettere ai ragazzi che vogliono, insomma, essere più tranquilli, più sicuri, di fare anche questo screening, quindi poter sapere, insomma, e per noi poter capire se il virus circola e in che misura eventualmente circola. Obiettivo la fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni, coinvolta anche l'Università di Padova, che ha messo a disposizione 8 medici per chi oggi volontariamente e senza prenotazioni si è sottoposto al test. Sono sorpreso positivamente, naturalmente, come tutti voi, e quindi speriamo che poi nel ripetere anche queste iniziative ci sia la possibilità di avere adesione in massa come adesso.